Anche se con un giorno di ritardo rispetto alla tabella di marcia, questa mattina sono partite anche a Pesaro le vaccinazioni riservate ai docenti e al personale del comparto scolastico. Vaccinazioni che proseguiranno per alcuni mesi, per completare il percorso che interessa circa 7.000 lavoratori delle scuole. È andata molto bene, io non ho sentito niente, adesso sto bene, sono sollevata e speranzosa, speriamo, perché comunque i casi nelle scuole cominciano a essere... Insomma, non è una situazione tranquillissima, quindi mi sento un pochino più protetta, poi vediamo anche dopo la seconda dose, però devo dire per adesso sto bene. Io mi sono prenotata, quando è che era il 27? E oggi è il 2, quindi sì, sono riuscita a prenotare subito. Io ci spero, ecco, se non altro, a tornare un po' alla normalità o essere comunque più protetti, però bisogna farlo il vaccino per fare in modo che... non ci sia una diffusione. Sicuramente la vaccinazione è importante non solo per la scuola ma anche per la società, perché se mi vaccino io proteggo me stesso e proteggo anche gli altri, soprattutto i più fragili, no? Finora le scuole medie almeno sono state tutte in presenza, sono stati luoghi, almeno dove lavoro io, luoghi molto sicuri, non ci sono stati diciamo, molti casi di persone, sia nel personale scolastico che anche di studenti, di casi positivi. Sono stati davvero pochi perché sono rispettate tutte le misure di sicurezza, ecco. Quindi adesso con la vaccinazione sicuramente sarà ancora migliore la situazione. Le scuole continuano a essere un serbatoio importante dell'infezione a SARS-CoV-2, quindi era importante iniziare con la vaccinazione del personale scolastico. Utilizzeremo per questi lavoratori il vaccino AstraZeneca soltanto in casi particolari di soggetti che presentano condizioni di estrema vulnerabilità, solo in questo caso allora sceglieremo un altro tipo di vaccino, un vaccino RNA. Le agende per gli insegnanti e il personale non docente erano aperte da ieri, però c'è stato un piccolo disguido nei sistemi di prenotazione, per cui i posti assegnati nelle agende ieri sono stati occupati erroneamente dagli ultraottantenni. Sul vaccino AstraZeneca l'indicazione è estesa fino ai soggetti di 65 anni, quindi potranno prenotarsi e iscriversi i soggetti fino a questa età. I numeri di queste prime giornate, poi come si procederà? Noi abbiamo predisposto delle agende che prevedono 70 operatori scolastici nei centri di Urbino e di Fano per ogni seduta e 140, quindi il doppio, per il centro di Pesaro, che è più grande, che prevede 8 postazioni. Ad oggi mi sembra che i prenotati sono 81, per il problema che le dicevo precedentemente, perché alcuni posti per questi primi giorni di marzo sono stati erroneamente sottratti dagli ultraottantenni. Insieme alle vaccinazioni per il personale scolastico, questa mattina sono continuate le inoculazioni anche per gli over 80. A causa di alcuni ritardi rispetto all'orario di prenotazione, tra gli anziani in attesa si è levata qualche voce che ha criticato l'organizzazione degli appuntamenti e la mancanza di spazi adeguati per l'attesa, soprattutto in caso di pioggia. Allo stesso tempo c'è stato anche chi ha sottolineato il grande lavoro svolto dalle forze preposte per la buona riuscita dell'operazione. Pessima organizzazione, non si può tenere persone anziane, qua un centinaio di persone ci saranno, aspettare ore. Ironia? Ci prendono anche in giro perché mettono l'orario, come se in quel periodo di un'ora quelle persone fanno tutto. Sono molti gli anziani, quello che io deduco che sono molti gli anziani, e quindi avere un'organizzazione che soddisfi tutti è difficile, perché chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, punto e basta. Questi fanno il massimo di quello che si può fare. Per me.